presidenti degli altri club, giocatori, procuratori che potranno finalmente rinegoziare faraonici contratti. Guardate che quello che io vorrei far passare come segnale è che io spero che questa specie di sacrificio di Roma, poi alla fine per me è stato un sacrificio, non i soldi spesi, è stato un sacrificio oggi alle 11.59 non spingere il bottone del fax. Spero anche attraverso voi, anche perché tutti voi che state qui dentro conoscete le vostre difficoltà a parlare di pallavolo sui vostri giornali. Parliamoci chiaramente, tiriamo fuori i problemi. Tiriamo fuori i problemi che anche a metà dei vostri editori frega molto poco della pallavolo. Poi potrete non essere d'accordo con me, potrete dire che non è il mio mestiere, potrete dire che non sono affari miei, ma tiriamocene fuori queste cose. Voi sapete che battaglie combattete quotidianamente e settimanalmente per avere degli spazi. Allora, questi spazi non ci sono perché non c'è Roma. Roma negli ultimi 2 anni c'è stata. Forse è stato un filino più facile per voi, ma non credo che vi sia cambiata l'esistenza. È una mentalità che deve cambiare. È la mentalità di gente che a cui non frega nulla perché? Perché l'ammettere che la pallavolo possa essere un bello sport pulito, sano e quant'altro mette in discussione delle regole, dei comportamenti, mette in discussione delle zone d'ombra dove tante persone riescono a sopravvivere o ad arricchirsi. Quindi tutte queste persone festeggiano, perché forse l'unico che rompeva le scatole ero io. Forse gli unici che hanno tentato di fare qualcosa di diverso siamo noi. E questo un po' fastidio dà. Quindi tutte queste persone festeggiano. Secondo me i ragazzini che giocavano a pallavolo, quelli soprattutto a Roma, credo che non festeggiano. Però lo devono sapere e devono ricordarsi, questo deve essere un monito per loro, che crescendo debbono poter pensare che ci sia un'altra maniera di fare le cose e debbono cercare di pensare più che al loro interesse puntuale e immediato, forse cercare di allargare un po' i loro orizzonti e di investire nella qualità della vita, perché l'AM Roma in 2 anni ha cercato di far passare un messaggio diverso e credo che voi lo sappiate, mi siete buoni testimoni. Io credo che tu sia l'unico caso nella storia della pallavolo che non si iscrive al campionato non per mancanza di fondi, perché normalmente non si iscrive al campionato perché le casse sono vuote e allora bisogna. Tu che stai lanciando un messaggio forte, io ho i fondi, però non mi voglio iscrivere al campionato, perdo anche tanti soldi perché avrei potuto recuperarli vendendo il diritto, vendendo i giocatori e via discorrendo. Però finito questo passo, qual è la tua azione successiva? Perché non credo che tu voglia fare come Sansone, voglia far morire Sansone e tutti i filistei. Cioè tu hai appena detto che continuerai dal settore giovanile, però qualche cosa credo che tu voglia poi cambiare rimanendo all'interno con altre. Io voglio ripartire dalla dimensione che secondo me è l'unica accettabile oggi a Roma, è proponibile a Roma, per impianti, impegni delle istituzioni e quant'altro. Ed è l'unico pezzo innegabilmente sano del movimento della pallavolo, innegabilmente. Quindi ci metto dentro la mia categoria dei presidenti e la vostra categoria dei giornalisti, procuratori, giocatori, medici, fisioterapisti, tutto il mondo della pallavolo, che sono i praticanti di base. La parte più sana di questo movimento sono tutti gli scemi che continuano a giocare a pallavolo o a beach dai 10 ai 50 anni. Che oggi, a parte questo impianto e pochissime rare eccezioni sul territorio, non hanno la possibilità di praticare pallavolo in un impianto sicuro, moderno, bello, pulito. Per quello che riguarda i, tra virgolette, dilettanti, visto che il nostro è anche questa di cosa divertente, il nostro è uno sport di dilettanti. Per quanto riguarda i dilettanti più grandi, secondo me debbono pensare al fatto che anche loro hanno una piccola quota di colpa nell'uccidere la 1 a Roma.